appassionati di basket, utenti di Assi Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata la gara tra Olimpica e San Severo, finita 77-75 per l'Olimpica. Siamo in compagnia del coach Antonio Marra. Coach, è stata una gara difficile sicuramente, eravate sotto di 14 alla fine del terzo quarto, poi avete rimontato, è stata la vittoria del cuore del gruppo. Ma doveva arrivare una partita, non potevamo sempre perdere partite, subire un po' gli avversari. Abbiamo avuto difficoltà, sono andati avanti di parecchio, siamo stati bravi a recuperare mentalmente, a recuperare la partita. Anche dal punto di vista tattico è stata impostata bene, la rimonta soprattutto. Quindi avere più rotazioni per me è un vantaggio e si è visto, insomma. Quindi stiamo un po' lavorando per far sì che possiamo fare queste prestazioni ancora migliori di quelle che abbiamo fatto stasera. Quanto è stata decisiva l'uscita per falli di Bielic quando stavate rimontando nel quarto quarto? Sì, vabbè, chiaro, loro hanno un Ugo che non è di categoria, non superiore, ma super superiore. E niente, insomma, abbiamo avuto un vantaggio enorme, però stavamo già in rimonta, stavamo avendo già difficoltà loro un pochettino a contenerci, insomma. Noi abbiamo messo molto cuore e ripeto, anche un po' di astuzia e di furbizia che ci vogliono in queste partite, cose che non abbiamo fatto semmai in altre partite. Seconda vittoria consecutiva, questa molto più combattuta rispetto a quella di Ruvo. Dopo questa vittoria possiamo affermare che ormai quel brutto periodo è solo un brutto ricordo. Sì, noi dobbiamo giocare ogni partita, ogni domenica, sempre con la stessa determinazione, con la stessa grinta. Non possiamo illuderci di aver vinto una buona partita oggi o di aver vinto... Noi siamo partiti benissimo questo campionato, quindi chi si immaginava che potevamo avere un crollo soprattutto mentale, no? Perché secondo me questa squadra ha avuto soprattutto un crollo mentale e forse gli mancava anche qualche elemento per potersi allenare poi in maniera decente come deve allenarsi una squadra di C2 per preparare le partite. Siamo stati bravi, il presidente è stato bravo a pescare comunque un giocatore locale e questo è un onore anche per la società. Un ragazzo che è rientrato e oggi ha dato veramente un grande contributo. E poi il lungo che ancora non è in forma, però diciamo c'è esperienza, quindi ci può dare tantissimo anche nel proseguo del campionato. Sì, appunto, come già accennato lì, oggi ha debuttato anche Vincenzo Granato. Con questi due acquisti, che prospettive si aprono e che futuro prevede per l'Olimpica? Ma noi vogliamo giocarci ogni partita, io penso che questa è una squadra che può giocarsi ogni partita, anche col cuore, con la determinazione, non solo con la tecnica. È chiaro che l'obiettivo è sempre quello di centrare i playoff, insomma, questo è l'obiettivo primario, la salvezza e i playoff chiaramente. È una squadra giovane, è una squadra comunque, è società nuova, società giovane, è un presidente che ha molta voglia di fare una buona pallacanestro, è pulita pallacanestro e spero che insomma lo capiscano un po' anche in città. La prossima settimana incontrerete la Cenerentola di questo torneo, il Brindisi, che è il peggior attacco, la peggior difesa. Sulla carta dovrebbero essere due punti facili. Sì, ma ripeto, sono partite che bisogna giocarle, cioè le devi affrontare, devi rispettare gli avversari, non puoi andare lì e dire vabbè, noi ci abbiamo 10 punti, loro hanno 0 punti. Non è così che si vincono le partite, bisogna metterci la grinta giusta, la determinazione giusta, poi può essere anche una partita facile, però bisogna dimostrare sul campo che sia facile. E abbiamo anche l'esempio di Ruvo, che è una squadra giovanissima e insomma, ci ha dato filato d'orcio, non è che ci ha fatto vincere una certa facilità, quindi aspettiamoci a Brindisi la stessa cosa. Grazie coach, complimenti. Grazie. Siamo con il coach della nuova Alius San Severo, Nicola Spanizza. Coach, al termine del terzo quarto eravate in vantaggio di 14 punti, poi avete subito la rimonta, cosa è successo? È successo che ci siamo dimenticati i nostri punti forti e magari in relazione ai punti deboli Cerignola, che abbiamo smesso di passare la palla dentro. Quando noi abbiamo smesso di passare la palla dentro abbiamo iniziato a giocare troppo sul perimetro, dove fuori casa sicuramente la percentuale di tiro è molto più bassa, non riusciamo a guadagnare falli, non diventiamo più pericolosi e loro lo hanno saputo sfruttare molto bene. E niente, vittoria loro molto meritata. Coach, quanto brucia perdere una partita così? Eravate in vantaggio per quasi tutta la partita, poi avete dilapidato ben 14 punti. No, non erano soltanto i 14 punti della fine del terzo quarto, sino anche i 7 punti che avevamo di vantaggio dopo il secondo quarto. Comunque avevamo concesso a loro 7 rimbalzi offensivi, avevamo concesso situazioni di 3-4 tiri di fila e non abbiamo
preso il vantaggio che dovevamo prendere. Non erano 7 punti assolutamente dopo il secondo quarto. Sì, sapevamo lottare sui rimbalzi e sapevamo prendere le palle vaganti che hanno fatto la differenza. In questa sconfitta pesa molto l'uscita per falli di Bielic, l'abbiamo vista protestare molto, un po' contrariato per la decisione dell'arbitro. Sì, va bene, diamo il diritto sempre di avere ragione o torto, ma non parliamo degli altri, non penso assolutamente, penso che la vittoria di Cerignola è stata assolutamente guadagnata, non per merito degli arbitri, tutto è discusso a livello arbitrale o a livello di gioco o a livello di scelte degli allenatori, tutto è discutibile, noi penso che l'abbiamo persa non soltanto all'inizio del quarto, sino come ti ho detto nel primo tempo, dove non abbiamo approfittato l'imprecisione dei loro tiri, abbiamo permesso troppi secondi tiri e l'abbiamo sofferto molto. Una delle note liete della vostra partita è stato sicuramente l'esordio dell'americano McCaffrey, tanti assist, tanti punti, che prospettive vi apre questo nuovo acquisto? Sicuramente lui ci apre molte situazioni di gioco nella quale noi avevamo bisogno ed è, lui gioca molto bene a campo aperto, spinge molto bene contropiede, sa attaccare molto bene la difesa e trovare i compagni liberi. Oggi avevamo l'assenza di un altro del quello che era stato sempre il playmaker nostro, Riccardo, e comunque sono due ragazzi con caratteristiche molto diverse, quali a noi ci dà l'opportunità di poter gestire molto molto meglio le partite. Siamo stati sfortunati a non avere tutte e due, sicuramente senza alibi non c'entra assolutamente niente la sconfitta con questa cosa, ovviamente. Adesso la prossima partita incontrerete in casa il Lecce, sarà una partita importante per riscattare questa sconfitta. Le partite importanti sono sfuggite oggi e l'altro ieri in casa con Ostuni. Noi sappiamo tutti benissimo gli obiettivi di New Basket Lecce, Posidone Brindisi, Santeramo, Ruvo, che far crescere i ragazzi, perché Lecce ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni a livello giovanile in tutta Puglia, e complimenti a loro per tutte le loro scelte, hanno altri obiettivi, noi abbiamo soltanto l'obbligo di vincere, ma sapendo bene che non è una squadra che viene agli scontri diretti dopo, quando peseranno i punti alla fine del campionato, nel primo 8 per i playoff. Grazie coach, in bocca al lupo. Siamo con Vincenzo Granato. Vincenzo, è stato un grande esordio, 2 punti, una vittoria, 11 punti personali, difficile chiedere di più. Sì, infatti, non aspettavo questo da 9 settimane più o meno, perché giocavo nell'Adria a Bari e dovevo sgomitare parecchio per trovare anche un singolo minuto. Poi Rosario mi ha chiamato, servivano rinforzi, sono qui per questo, insomma. Però cerco di dare il mio meglio, anche perché insomma il gruppo è uno dei migliori che abbia mai incontrato. Poi gioco in un ambiente spettacolare, i tifosi sono molto caldi, potevo cercare di meglio, insomma. Descrivici un po' la tua emozione da cerignolano, entrare sul parquet, giocare con l'Olimpica, vincere questa partita, insomma. È difficile da spiegare, perché io lascio il Cerignola quando ero in Serie D ed ero circondato da amici, con Domenico Rizzi, Salvatore Sciusco, Giorgio Bruno. Adesso mi ritrovo con l'unico compagno storico, che è Giovanni Romano. Quindi il calore devo dire che è diverso, perché comunque insomma conosco da poco Pedro Rubera, anche se è un'ottima persona, lo stesso Guillermo, Nicola Triglione. Diamo tempo al tempo e spero che nascerà un ottimo gruppo, insomma. Si è arrivato in un momento no, dopo le 3 sconfitte consecutive dell'Olimpica, che gruppo hai trovato e che ambiente trova, che spogliatoio più che altro? Ma sinceramente mi aspettavo peggio, perché da fuori, sai, le voci girano e insomma pensavo veramente male, anche se si parlava di un esonero del coach, ma sono voci che girano nell'ambiente. Sono venuto e sono rimasto meravigliato, perché appena sono arrivato insomma mi hanno preso un po' per i fondelli, è arrivato la star, ma non credo di essere addirittura a quei livelli. Spero adesso di magari far festa con i ragazzi, perché la vittoria è stata voluta, è stata trovata e non potevo trovare un gruppo migliore, insomma. Nella prossima giornata troverete il Brindisi, è una squadra a 0 punti, saranno 2 punti importanti per continuare a crescere. Partiamo dal presupposto che non sottovalutiamo nessuna squadra. In teoria possiamo dire che possiamo lavorarci, ma comunque Poseidone è tosta, è una squadra piena di giovani. Infatti il campionato è diviso così, squadra ammazza campionato come Ostuni e Udas, la stessa Adria Bari, e squadre che puntano a far salire i giovani. Ah, dimenticavo appunto San Severo.
squadre che fanno salire, che vogliono svezzare i giovani e quindi provano a far uscire qualcosa dal loro vivaio, però assolutamente non sottovalutare, perché sarà tosta, anche la trasferta sarà lunga, quindi conta molto la questione mentale. Grazie Vincenzo, complimenti e in bocca al lupo. Ciao Vincenzo.